Giffoni Film Festival, ieri la grande giornata di Matt Boomer, che ha incontrato i ragazzi e la giuria appunto nel teatro qui a Giffoni, ha parlato con loro. Ovviamente ha raccontato un po' come lui affronta tutti quanti i personaggi che interpreta e che fa. Gli hanno chiesto se fa degli esercizi particolari, come guardarsi davanti allo specchio e provare. Lui ha detto: davanti allo specchio no, però associo ad ogni personaggio che devo interpretare un animale e cerco di studiarne le movenze da poter portare così una fisicità diversa ogni volta appunto per il personaggio che devo interpretare. Poi gli è stato chiesto invece in sala stampa come si è sentito quando il suo nome è stato fatto per interpretare Christian Grey nella versione cinematografica di 50 sfumature di grigio. Lui in realtà ha detto: guarda, vi confesso che sono stato molto lusingato, ma non ho letto neanche il libro, e ha lasciato intendere di non essere neanche stato contattato in realtà appunto per ricoprire quel ruolo. Ha parlato di White Collar, la serie che lo ha reso celebre, ha detto che insomma bisogna aspettarsi un finale di stagione strepitoso ed incredibile, e ha parlato del film The Normal Heart, a cui lui è molto legato. Il personaggio di Felix è stato un personaggio molto intenso e molto complesso per lui, gli è rimasto addosso, ha detto, insomma ci ha messo un po' per liberarsene tra virgolette. È un film toccante, parla di un giornalista gay e della sua storia col suo compagno. Lui poi si ammala di AIDS e vabbè, non vi dico altro. Andate a vedere il film, è veramente, veramente molto, molto bello. Matt Boomer qui al Festival, al Giffoni Film Festival. Guardate un po' tutti gli incontri che lui ha fatto qui con i ragazzi, la giuria e la stampa.